Ciao, sono Michele e sono la voce del Prato. Ciao, sono Paolo, l'ascolto del Prato. Questo è il podcast Just Be Bottos e con ogni episodio scopriremo insieme qualcosa di importante sul nostro amato tappeto erboso. Mentre Michele ti aiuterà a dar vita ad un prato più sano e più bello attraverso spunti e condivisioni agronomiche e le varie indicazioni di prodotto, come da sempre fa la Bottos, al fine di questa puntata potrai invece ascoltare i miei suggerimenti e le mie riflessioni che voglio fare con te per aiutarti e supportarti nel vivere al meglio sia le sfide quotidiane che vivi a livello professionale sia quelle personali, perché la vita è come un prato, vogliamo che sia verde e rigogliosa. Cosa sono i biostimolanti per il prato? Caro appassionato di prato, oggi ci lanciamo in una lettura piuttosto scientifica di un argomento complesso, i biostimolanti. Ma sono davvero importanti, davvero tanto importanti queste sostanze per il sostentamento e il supporto alla salute del nostro amatissimo tappeto erboso. Numerose ricerche hanno ormai evidenziato una vastissima gamma di effetti positivi dovuti all'utilizzo dei biostimolanti. Si va dall'aumento della fertilità del terreno alla maggiore resistenza delle piante agli stress. I biostimolanti sono dei materiali diversi dai fertilizzanti classici con scopo nutrizionale, che promuovono la crescita delle piante applicati a basse dosi, passando attraverso il miglioramento dell'efficacia nell'assorbimento e assimilazione dei nutrienti. Il termine di biostimolante compare per la prima volta nella storia nel 1997. Due studiosi della Virginia Polytechnic Institute and State University, Zhang e Schmidt, proposero appunto il termine biostimolante per indicare delle sostanze che applicate in piccole quantità promuovevano la crescita delle piante. I biostimolanti a cui si faceva riferimento erano acidi umici ed estratti di alghe, di cui si evidenziava un'azione ormonale. Nel 2010, anche in Italia con il decreto legge 75/2010 e successiva modifica del 10 luglio 2013, venne considerata la categoria dei biostimolanti e venne creata la sezione prodotti ad azione specifica sulla pianta, biostimolanti, definendo gli elementi appartenenti come prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico. L'Europa risultò da subito molto attenta a questa nuova categoria di materiali, con l'Italia in prima fila, e nel giugno 2011 nacque un'associazione denominata EBIC, European Biostimulant Industry Council, con l'obiettivo di proporre una precisa definizione di biostimolante attraverso una sua classificazione con metodi analitici e con la precisa volontà di istituire a tutti gli effetti, anche a livello legislativo europeo, questa nuova tipologia di prodotti. Nel 2012 venne quindi messa a punto una prima definizione e classificazione europea. I biostimolanti sono sostanze e materiali, con l'eccezione di nutrienti e pesticidi, che quando applicati alla pianta, semi o substrato di crescita in formulazioni specifiche, hanno la capacità di modificare i processi fisiologici delle piante, migliorando la crescita, lo sviluppo e o la risposta agli stress. Nacque quindi una classificazione europea nelle seguenti categorie: sostanze umiche, materiali organici complessi, elementi chimici benefici, sali inorganici inclusi fosfiti, estratti di alghe, chitina e derivati del chitosano, antitraspiranti, aminoacidi e altri composti azotati. Dopo ulteriori confronti si arrivò finalmente all'ultima definizione di biostimolante elaborata dalla EBIC nel 2013, che dice: i biostimolanti sono sostanze e o microorganismi che applicati alla pianta o alla rizosfera stimolano i processi naturali che migliorano l'efficienza dell'assorbimento ed assimilazione dei nutrienti, la tolleranza a stress abiotici e la qualità del prodotto. I biostimolanti non hanno effetti diretti su parassiti e patogeni e quindi non rientrano nella categoria dei pesticidi. Ma alla fine, quali sono le principali sostanze biostimolanti? Tra le prime e le più conosciute ci sono senz'altro gli estratti di alga. Esse sono già state utilizzate da numerosi anni in agricoltura come ammendanti per migliorare la fertilità del suolo. Gli estratti sono ottenuti partendo da alghe verdi, rosse o brune, soprattutto del tipo Ascophyllum nodosum, Eclonia maxima, Laminaria digitata e Fucus spp. Il tipo di alga utilizzato, il periodo di raccolta e il processo di estrazione influenzano notevolmente le caratteristiche chimiche dell'estratto e quindi le sue proprietà biostimolanti.
è stato dimostrato che gli estratti di alga agiscono come biostimolanti, migliorando la velocità di germinazione, la crescita, l'allegagione, la produzione in genere, la qualità del prodotto e la resistenza agli stress ambientali. Inoltre, gli estratti di alga incrementano l'assorbimento dei macro e micronutrienti. Gli effetti biostimolanti sono da ricondurre soprattutto alla presenza di fitoormoni, polisaccaridi, polifenoli e altre molecole organiche. I fitoormoni individuati negli estratti di alga che stimolano la crescita delle piante sono auxine, citochinine, acido abscisico, gibberelline, eccetera. Dopo le alghe ci sono le sostanze umiche. Si tratta di macromolecole organiche complesse che provengono dalla decomposizione della sostanza organica e dell'attività metabolica dei microorganismi. Sono sostanze molto eterogenee, classificate sulla base del peso molecolare e della solubilità. Le sostanze umiche utilizzate per produrre biostimolanti provengono soprattutto da giacimenti di humus fossile, tipo leonardite, o da compost. Le sostanze umiche esplicano un'azione di stimolo della crescita delle piante per via diretta e indiretta. Esercitano perciò un effetto diretto sulla pianta, stimolando la rizogenesi. Inoltre, è stato riscontrato un effetto positivo sull'assorbimento dell'azoto nitrico. Le sostanze umiche influenzano positivamente anche il metabolismo secondario, favorendo l'accumulo di antiossidanti e l'attività degli enzimi di difesa dello stress ossidativo causato da radicali liberi che si generano a seguito di stress ambientali. L'azione indiretta delle sostanze umiche si esplica nel ruolo attraverso un miglioramento della fertilità. Infatti, cementano le particelle inorganiche degli aggregati, che risultano più stabili, aumentano la capacità di scambio cationico ed esercitano un effetto tampone sul pH, incrementando la biodisponibilità degli elementi nutritivi e riducendo le perdite per l'iscivazione. Gli effetti positivi degli acidi umici sul terreno e sul metabolismo cellulare determinano una maggior tolleranza delle piante agli stress abiotici, ad esempio la salinità, e biotici, come ad esempio gli attacchi di malattie fungine. Un'altra categoria di sostanze biostimolanti è costituita dagli idrolizzati proteici. Essi sono delle sostanze contenenti una miscela di aminoacidi e peptidi solubili, generalmente ottenuti per idrolisi chimica o enzimatica, o mista da proteine di origine animale e vegetale. Le fonti proteiche sono rappresentate da residui della lavorazione del cuoio, esempio il collagene, da residui dell'industria ittica o da biomasse vegetali. Attualmente il mercato europeo degli idrolizzati proteici è rappresentato soprattutto da prodotti di origine animale, ottenuti prevalentemente per idrolisi chimica, dal collagene ad alte temperature in ambiente fortemente acido o alcalino, mentre gli idrolizzati di origine vegetale, ottenuti mediante l'impiego di specifici enzimi a basse temperature, sono ancora poco diffusi. Gli idrolizzati proteici presentano naturalmente caratteristiche chimiche diverse a seconda dell'origine della materia prima e del processo di produzione. Gli idrolizzati proteici vegetali ottenuti per via enzimatica, cioè materiali di alta qualità, si caratterizzano per la presenza di triptofano, che rappresenta un importante precursore nella biosintesi dell'auxina nelle piante. Gli idrolizzati proteici presentano proprietà biostimolanti, migliorando l'assorbimento e l'assimilazione dei nutrienti, come ad esempio per quanto riguarda l'azoto nitrico e il ferro. La tolleranza a stress ambientali, salinità, siccità, temperature estreme, e la qualità del prodotto. È stato anche evidenziato che gli idrolizzati proteici possono stimolare le risposte di difesa della pianta agli stress. Gli idrolizzati proteici possono esercitare anche un'azione auxinosimile per la presenza di specifici peptidi che fungono da molecole segnale e attivano i geni della biosintesi delle auxine nella pianta. Gli idrolizzati proteici possono anche influenzare la crescita delle piante per via indiretta, stimolando la microflora tellurica. Ciao, sono Paolo, l'ascolto del Prato. E questa volta il mio ascolto si è indirizzato verso i biostimolanti, che sai essere quelle sostanze che hanno una capacità di modificare dei processi fisiologici di crescita in alcune piante, aumentando così la resistenza delle stesse verso lo stress. Per noi i biostimolanti potrebbero essere i neurotrasmettitori. Per noi umani i neurotrasmettitori sono dei messaggi chimici, endogeni, cioè prodotti all'interno del corpo, la cui funzione è quella di andare a stimolare delle cellule che fanno parte di ghiandole o di muscoli, permettendo così in automatico un'attivazione di un qualcosa. E quindi quando le cellule che fanno parte delle ghiandole vengono attivate, le ghiandole producono delle sostanze che poi attivano anche le cellule contenute all'interno dei muscoli e quindi attiviamo dei movimenti.
In alcuni casi, alcune ghiandole stimolano la produzione di sostanze che ci fanno vivere delle emozioni, altre volte invece ci attivano dei comportamenti. Andiamo a vedere alcuni di questi neurotrasmettitori fra i più conosciuti. La serotonina. La serotonina ha la funzione di riequilibrare il tuo umore, il tuo stato umorale. Insieme alla melatonina ci aiuta a dormire meglio, ci produce il senso dell'appetito e quindi la nascita delle emozioni. Ecco che un buon livello di serotonina abbassa l'ansia negativa, abbassa l'aggressività. Che cos'è che favorisce la produzione naturale della serotonina? Beh, una buona dieta alimentare, cioè la capacità di mangiare cose che ti fanno bene, e poi un po' di esercizio fisico. L'ossitocina è il neurotrasmettitore invece che abbassa la critica verso gli altri e questo favorisce le relazioni sociali, poi se andiamo a vedere è anche stata data all'essere umano per favorire il rapporto interpersonale che diventi poi anche affettivo, quindi trovare un partner per poi riprodursi e mantenersi sul pianeta. Questo è il processo più atavico e storico del perché esiste l'ossitocina, quindi il meno romantico e più pratico. Endorfina. Hai già sentito nominare questo neurotrasmettitore tante volte, allevia il dolore, riduce lo stress e ci offre euforia, benessere, quindi è l'endorfina un neurotrasmettitore che ci dà un senso di piacevolezza generale. Questo sviluppa più altruismo, entriamo più in contatto facilmente con gli altri e quindi stare con gli altri favorisce la produzione di endorfine. Ecco, per cui una buona compagnia, buone amicizie, mangiare e bere bene, non tanto, ho detto bene, il sole, la meditazione, sono tutte cose che favoriscono l'endorfine. E poi la dopamina. La dopamina è un altro neurotrasmettitore molto potente, ci dà il senso della piacevolezza, della soddisfazione, aumenta l'attenzione e la motivazione a fare bene. Quindi ogni volta che noi abbiamo fatto un qualcosa e quel qualcosa è venuto bene come noi avremmo voluto che venisse, ecco che produciamo della dopamina. Si raccoglie e produce una memoria dopaminica all'interno del nostro cervello limbico, che è quello delle emozioni, e siamo pronti in futuro a ripetere quell'azione, quel gesto, immaginando di ritrovare quello stesso stato di piacevolezza e di benessere. Quindi si sviluppa un circolo virtuoso alla performance. Poi l'adrenalina. L'adrenalina viene immediatamente invece immessa nel sangue, nel sistema circolatorio, per cui non va a parlare con altre cellule di altre ghiandole interne o muscoli, ma va proprio subito nel sangue, così immediatamente arriva dappertutto e serve appunto in casi di pericolo, per cui ci deve attivare velocemente una risposta adattiva a un cambiamento di contesto e quindi per farci sopravvivere, per cui grande reattività, grande capacità di gestire lo stress e superamento del pericolo. Questo è il senso del perché esiste l'adrenalina. Just Be Bottos è un podcast realizzato dall'ufficio marketing Bottos SRL. La voce del Prato è di Michele Stefanuto. L'ascolto del Prato è di Paolo Manocchi. Per più informazioni visita il sito www.bottos1848.com.